Possiamo partire? Buongiorno a tutti, vi ringrazio per aver accolto l'invito. L'idea di vederci stamattina è legata ovviamente allo scambio di auguri con voi giornalisti, un augurio anche alla città, ma è anche un modo, diciamo, pratico per fare un po' il punto sull'attività amministrativa di questi anni attraverso una breve sintesi di tutte le azioni svolte in questi anni, dell'attività amministrativa, di tutto quello che abbiamo vissuto intensamente e di tutto quello che ancora rimane da fare. Dico subito che la conferenza stampa abbiamo pensato di articolarla in modo di far partecipare tutti gli assessori, perché anche loro sono certamente coprotagonisti di questa attività che si è svolta in questi anni, e anche con la presenza dell'amministratore della partecipata, della Gelas, che poi, come vi dirò, per noi rappresenta quella marcia in più nell'ambito dell'amministrazione, essendo una società partecipata totalmente a capitale pubblico dell'ente territoriale comune di Gela, per tutto quello anche che ha svolto e continua a svolgere. E non è un caso che quando ci siamo insediati l'abbiamo, come si suole dire, presa per i capelli, salvata, nella logica della salvaguardia dei posti di lavoro, della salvaguardia di una società totalmente a capitale sociale pubblico dell'ente comune di Gela, e convinti come siamo che rappresenta una costola importante, se non quella marcia in più. Quindi io inizierei col dare la parola all'ingegnere in Ferrera, essendo l'amministratore della Gelas. Mi senti? Scusa, ci senti, ingegnere? Buongiorno. Sì, c'era il microfono chiuso. Dicevo che stiamo assieme agli assessori e a te come amministratore della Gelas facendo questa conferenza stampa per lo scambio di auguri di fine anno e nel contempo per fare un po' il punto della situazione, ritenendo una costola dell'amministrazione, la partecipata Gelas, abbiamo pensato di coinvolgere anche l'amministratore per fare un po' il punto della partecipata, dell'attività svolta e di quello su cui si sta lavorando nella salvaguardia sempre della società partecipata, dei posti di lavoro, dei servizi che svolge, e ritenendola ovviamente una attività utile complessivamente all'amministrazione pubblica della città. A te la parola, ingegnere Ferrera. Intanto buongiorno e buon sabato mattina. Grazie sindaco per l'invito, ovviamente, e a tutta la giunta. Ah, scusami, avevo anche invitato l'ingegnere Trainito, avendo anche lui per 3 anni svolto il ruolo egregiamente di amministratore della Gelas, per fare anche lui un po' un sunto di quella che è stata l'attività che anche lui ha vissuto intensamente come amministratore della Gelas, ma purtroppo le sue condizioni di salute, ieri sera me l'aveva dato insomma in forma dubitativa, è a casa influenzato e febbricitante, e si è scusato, mi ha ringraziato, ma non potrà essere presente. Scusami, vai avanti, prego. No, che carità. Farò io, diciamo, un po' il riepilogo di questi 4 anni e qualche giorno di Gelas. Il sindaco ricorda benissimo che nel novembre del 2019
la Gelas era stata portata con una riunione di consiglio di amministrazione con i libri per la liquidazione. L'amministrazione pro tempore ha deciso in quella fase invece di rilanciare la Gelas, dando, diciamo, nuova vitalità e nuovi spunti all'iniziativa, stipulando anche un contratto, un nuovo contratto nel 2019, dove l'ingegnere Trainito, a valle della nomina, si è adoperato per recuperare, diciamo, le attività e anche i conti della Gelas nei confronti, diciamo, dell'amministrazione in prima battuta e in seconda battuta dei servizi. Da quel momento, diciamo, a distanza di 6 mesi, dal 2020 al giugno, la Gelas ha ripreso la sua attività ordinaria, mantenendo, diciamo, i conti, riprendendo, diciamo, i conti e mantenendoli in ordine fino all'agosto del 2022, quando sono, diciamo, subentrato io alla guida della Gelas con una scadenza naturale dei 3 anni del consiglio di amministrazione e quindi dell'amministratore delegato. L'attività che è stata fatta in questi anni è stata sempre quella ordinaria di mantenere i conti a posto e di continuare nei servizi, seppur non lamentandoci, ma pensando anche ad aspetti, diciamo, dei pensionamenti delle persone che aveva la Gelas in dotazione, che sono stato un numero importante, soprattutto sui servizi esterni. Questo ovviamente ha prodotto in alcuni periodi delle contrazioni, diciamo, di servizio che comunque sono state svolte, ma con estrema difficoltà. In aiuto ci sono venuti, grazie alla convenzione che ha stipulato l'amministrazione con l'IRSAP, altri 5 dipendenti per le parti esterne, però facendo solo attività di mera assistenza e quindi non svolgendo appieno la stessa tipologia di lavorazioni che fanno i dipendenti della Gelas. Il mio ruolo dal 2022 a oggi, come tutti sanno, è stato quello di tenere la barra dritta, soprattutto in un momento di difficoltà dei conti pubblici del comune di Gela. Sappiamo benissimo di che cosa stiamo parlando. Sulla base di questo siamo riusciti, grazie anche all'aiuto di tutti i dirigenti, dell'amministrazione e della giunta, a pagare gli stipendi in maniera regolare, pagare gli F24, pagare le tasse, pagare tutti la parte degli acquisti della Gelas, quindi i fornitori. Ad oggi siamo riusciti a chiusura del 2023 a mantenere sia la parte dello stipendio di dicembre che la tredicesima, a far fronte anche agli oneri degli enti locali, diciamo, in regola. Questo ci ha prodotto uno scambio nell'ultimo mese anche di interlocuzioni, di conferenze dei servizi con l'amministrazione e con i dirigenti per la stesura di un nuovo contratto triennale che metterebbe al riparo la Gelas da eventuali proroghe, ma dando continuità a tutta l'attività che si svolge, anche pensando a delle nuove attività di servizio nei confronti del titolare dell'ente. Quindi del socio. Sulla base di questo si lavorerà il prossimo mese in maniera stretta, soprattutto alla revisione dei conti, come ha detto la segretaria, in maniera tale da poter presentare un contratto sia alla commissione consiliare, sia al Consiglio Comunale e che alla Giunta, in linea sia con la situazione economica in cui verte l'amministrazione, sia sulla situazione futura dei 3 anni e dei servizi che la Gelas può rendere al socio. Quindi che posso dire di più? Detto, noi siamo stati sempre accompagnati in questi aspetti, sia dal sindaco in prima persona che da tutti i consiglieri comunali che dagli assessori. Ovviamente abbiamo riscontrato tutti dei momenti un po' ad alta tensione, critica, però ci può stare, perché la situazione negli ultimi 6 mesi non è stata semplice per nessuno. Alla fine quello che conta è l'obiettivo finale, quello di dare servizi i migliori possibili, dobbiamo dire, ai cittadini di Gela. Ci siamo riusciti? Io dico che per gran parte sì, non tutto è perfetto e tutto è perfettibile. Quindi in quest'ottica, in questa visione di quest'anno 2024, dove ci verrà impegnati sia sul fronte del contratto che sulle nuove attività dei servizi e per finire anche sull'attività politica, perché non ci dimentichiamo che il 2024 vedrà impegnata la città di Gela a delle nuove votazioni. Noi siamo là comunque a svolgere i nostri servizi, le nostre attività consoni e rispettosi dei ruoli che ognuno di noi riveste. Bene, grazie ingegnere.
Grazie a lei. Grazie, grazie. Inizierei con poi l'assessore Pizzardi a dare il suo contributo, visto che è l'ultimo arrivato e ha L'ultimo arrivato, in termini di tempo, ovviamente. chiaro. L'ultimo arrivato è ben accolto, Assolutamente sì. perché ringrazio lei, signor Sindaco, e ringrazio i colleghi di giunta per la sinergia e la collaborazione in atto e in itinere che stanno dando nel portare avanti quelle attività che sicuramente a ognuno di noi compete e che nel rispetto della prassi amministrativa che rappresenta un elemento imprescindibile di una corretta amministrazione della cosa pubblica, rappresenta un elemento fondamentale, perché se non c'è all'interno di un'amministrazione una sinergia e una corrispondenza di intenti, sicuramente ciò determinerebbe una deficienza nel portare avanti la cosa pubblica. Quindi oggi anche questa conferenza stampa indetta da lei, signor Sindaco, rappresenta un elemento di stile che la contraddistingue nel portare a conoscenza la cittadinanza su quello che si è realmente portato a compimento e su quello che è in itinere. Con specifico riferimento a quelle che sono le mie deleghe nell'ambito dell'assessorato alla sanità e quindi relativamente alla delega conferitemi, tenuto conto che il Comune concorre a garantire nell'ambito delle sue competenze il diritto alla salute, incentivando la prevenzione e ponendo in atto idonei strumenti per renderlo effettivo, stiamo portando in itinere a compimento delle opere importanti, sempre sulla base di un principio di collaborazione con l'ASP, avendo alzato in maniera concreta, importante e finalizzata il livello di attenzione sulle problematiche di salute sul territorio di Gela, tant'è che di prossima inaugurazione, attenzione, inaugurazione funzionale e quindi operativa, avremo nel mese di gennaio l'apertura della nuova astenteria, ossia l'osservazione breve intensiva con i nuovi locali, avremo l'apertura della rianimazione presso il presidio ospedaliero di Gela, a seguito dell'ultimo incontro avuto con il direttore generale, il dottore Caltagirone, dove ci ha messo in atto concretamente delle scadenze, peraltro reali, di attivazione di questi servizi, tenuto conto che sono stati superati di fatto tutte quelle problematiche che fino ad ora non avevano consentito la possibilità di avere un OBI, una rianimazione e il nuovo pronto soccorso. Ciò passa sicuramente da un'assunzione di medici che c'è stata da qualche mese in qua, proprio perché il livello di attenzione si è alzato, merito dell'amministrazione comunale tutta, ripeto perché la sinergia per me è fondamentale. E da ultimo abbiamo avuto dopo diversi anni la possibilità di avere la commissione invalidi sul territorio di Gela e quindi il decentramento della commissione invalidi, l'ultima deliberazione da parte dell'ASP di Caltanissetta ha concretizzato questo decentramento che avverrà sempre nella prima decade di gennaio, comunque il mese dovrebbe essere quello, quindi l'anno nuovo. In ambito, come dire, sanitario e di garanzia del diritto alla salute, sono certo porterà ai cittadini di Gela buone cose. Per quel che riguarda l'altra delega conferitami dal sindaco, che è il patrimonio, l'attività non è stata da meno, non è stata da meno perché è in fase di compimento e di conclusione il
il piano delle alienazioni, sì, ossia quella che è la gestione e la valorizzazione del patrimonio immobiliare del comune, e questo rappresenta in particolar modo alla luce del dissesto dichiarato un elemento fondante per riuscire a porre, come dire, rimedio e riequilibrare nei termini di legge quella che è appunto questa come dire, situazione obiettiva di dissesto che si è venuta a consolidare nel comune di Gela. Quindi piano di dismissione, piano di valorizzazione dei beni immobiliari cui si procederà nell'immediato, tenuto conto che nel mese di gennaio il piano della relazione sarà pronto e mi auguro di portarlo in giunta nel mese di gennaio, si potrà procedere con i bandi e quindi a seguito di avvisi pubblici dare la possibilità alle imprese commerciali, ai commercianti che intendono, come dire, partecipare al bando e acquisire i beni del comune e poter anche sviluppare nell'ambito del commercio, ma anche e soprattutto ritengo anche nell'ambito di attività turistiche, quelle che sono le attività, quindi utilizzare al meglio e in maniera funzionale quelli che sono i beni del comune. Chiuso il piano delle alienazioni, tenuto conto che il personale all'interno del comune è molto ridotto, si procederà nell'immediato a portare, come dire, a consolidare, a concretizzare, peraltro già avviato, il cosiddetto piano di utilizzo delle risorse demaniali marittime, che diciamo è stato in questi anni parzialmente portato a compimento, si è bloccato in quanto va accorpato a tale piano la valutazione ambientale strategica, ossia cosiddetto via VAS, che nel mese di gennaio, ripeto, concluso e deliberato in giunta quello che sarà il piano delle alienazioni, si proseguirà con la valorizzazione, ripeto, delle aree demaniali marittime. Da ultimo e concludo, altra diciamo obiettivo raggiunto all'interno dell'ente locale è stata la valorizzazione del personale amministrativo, la valorizzazione del comparto, tenuto conto che l'amministrazione ha proceduto a dare ciò che era dovuto ai dipendenti comunali, lo dico avendo anche la delega al personale, riconoscendo quelli che sono stati, a seguito del lavoro svolto, gli incentivi 2020-2021, oltre che dare, e concludo, dignità a quei pochi dipendenti che portano avanti la macchina amministrativa, garantendo loro quella che è la progressione economica orizzontale, oltre che la progressione economica verticale. Ieri è stata, come dire, proposta in giunta la delibera che prevedeva l'attribuzione a seguito certamente di avviso pubblico sia dell'APEO che della progressione economica verticale. Bisogna limare qualche aspetto all'interno della delibera di giunta, ma sicuramente la prima settimana di gennaio, la prossima giunta, verrà deliberata anche questa opportunità, questo diritto che è riconosciuto ai dipendenti che lavorano e che in questo momento di particolare crisi relativamente alla carenza di personale lavorano con impegno e sicuramente portano avanti quella che è la macchina amministrativa. Grazie. Grazie Assessore Pizzardi per il suo contributo. Confermo che l'assessore, anche se da poco tempo, ha svolto un ottimo lavoro come d'altra parte tutti gli altri. E passo ora la parola all'assessore Costa, anche lui segue un settore strategico e nevralgico. No, facciamo. Prego, assessore Costa. E allora,
Il fine anno coincide con il fine anno dal momento in cui è iniziato il mio impegno con questa amministrazione. Proprio l'anno scorso, nel 2022, ho preso l'incarico di assessore ai servizi sociali e, diciamo così, come vendere un anno devo ringraziare inizialmente il sindaco perché onestamente mi ha permesso di lavorare in sintonia con gli altri, ma in autonomia senza nessuna preclusione nel portare avanti l'azione programmata. Diciamo che nell'anno in corso abbiamo sbloccato inizialmente i pagamenti che dovevamo dare ad alcune cooperative nella vecchia Home Care Premium, che era l'assistenza che veniva erogata con i fondi dell'IBS. E finalmente dopo 2 anni le cooperative hanno potuto ricevere le somme che aspettavano da tempo. Abbiamo fatto partire l'assistenza agli anziani ultra 65 anni, che era stata sospesa perché non finanziata. Abbiamo fatto partire prima degli altri anni l'assistenza ASACOM con i minori disabili con l'assistenza scolastica. Quest'anno abbiamo programmato e inizierà adesso, subito dopo le vacanze natalizie, la nuova assistenza. In questo contesto abbiamo garantito i servizi in essere, quindi le case famiglia, i minori che abbiamo dislocati nelle varie case famiglie della provincia e fuori provincia, servizi obbligatori, chiaramente con l'esiguità del personale. Purtroppo i servizi sociali piangono più degli altri la carenza del personale e devo dire grazie al personale esistente, se abbiamo chiuso l'annualità con un bilancio positivo. Ma è molto interessante quello che abbiamo programmato il nuovo anno con alcuni servizi che ci permetteranno di poter migliorare l'assistenza. Mi riferisco al piano di azione locale, praticamente denominato PAL del Ministero del Lavoro, che in questi anni è stato portato avanti e abbiamo programmato il 2020 e il 2021. Praticamente sono 2 annualità che ci permetteranno da qui al 2025 di seguire quelle che sono le famiglie più disagiate, le famiglie che usufruiscono del reddito di cittadinanza prima, oggi di inclusione. Per importi elevati, sostanzialmente parliamo di 1.864.000 per il 2020 e di 1.938.000 euro per il 2021. Sono finanziamenti che ci permettono di garantire delle azioni con personale che riusciamo ad avere con questi finanziamenti, perché anche quindi sono quelli che dovrebbero garantire le azioni all'interno. Abbiamo recuperato il piano di zona 2019 per un totale di 1.200.000 euro, che prevede per tutto il distretto, ma chiaramente per il capofila che è Gela, prevede l'apertura di 2 centri di aggregazione per minori, uno a nord della città e uno a sud, prevede l'assistenza agli anziani per un anno e quindi anche qui andremo a migliorare i servizi, prevede anche il finanziamento
dell'assistenza ASACOM, perché abbiamo considerato che i fondi che la Regione e il Ministero ci danno non riescono a coprire le ore di cui hanno bisogno questi minori. E quindi abbiamo incrementato con questo con questa rimodulazione del piano di zona. Inoltre abbiamo previsto anche assistenza ai disabili gravi. Chiaramente sono azioni che permettono di migliorare un po' le condizioni, però diciamo c'è bisogno ancora di più. Abbiamo previsto anche un assegno civico, considerato che molte famiglie disagiate perderanno il reddito di cittadinanza, e quindi ritorniamo a quel famoso contributo che permette, in cambio di qualche lavoretto, permette di aiutare queste famiglie. In questo contesto abbiamo anche riprogrammato l'Home Care Premium, sempre con l'IMS, che partirà nel 2024. Questo per dare dei servizi alla collettività. Potremmo ancora continuare con piccole cose, però ci fermiamo. Diciamo soltanto che l'assessorato ha bisogno, quindi, di personale. L'assessorato ha bisogno di essere pungolato, sicuramente, perché tutti i finanziamenti partono da tanti progetti che bisogna programmare e rendicontare. Quindi ci auguriamo che il 2024 ci aiuti a migliorare il contesto lavorativo dei dipendenti, per cercare di spingere ancora sull'acceleratore. Sicuramente da parte nostra l'impegno a migliorare quelli che sono i servizi che la collettività si aspetta. Bene, grazie anche all'assessore Costa. Dalle sue brevi considerazioni emerge che anche l'assessorato ai servizi sociali, in questi anni e nell'anno in cui l'ha retto l'assessore Costa, continua a garantire servizi, a essere sempre vicino e di aiuto alle fasce deboli, e questo ci conforta, nonostante, dico, le criticità che ci sono dal punto di vista dell'assoluta mancanza delle risorse economiche come vorremmo, e di quelle umane, che poi sono quelle che danno quell'accelerazione rispetto a tutti i procedimenti che si devono portare avanti. Assessore Ingardone, al giovane assessore Ingardone. Se non facciamo sintesi, finiamo alle 13. Andiamo velocemente, rispettiamo. I assessori hanno fatto 10 a testa. Sì, sì. 10 a testa è troppo. Avete ragione. Avete ragione. Non sembra più. Non sempre chi fa di lavoro. Sicuramente, grazie sindaco, sicuramente non, i minuti non ci penalizzeranno, perché faremo una carrellata di quello che è stato questo anno. Io innanzitutto mi preme ringraziare il sindaco, perché da un anno mi ha dato la possibilità di reggere l'assessorato allo sport, turismo, spettacolo, istruzione e agricoltura. E lo ringrazio perché nello stile istituzionale che contraddistingue questa giunta, oggi ci dà l'opportunità di essere vicini ai cittadini e di spiegare loro quello che è stato fatto. Magari qualcuno avrà detto che la giunta non era vicina alla cittadinanza, così non è, e oggi lo stiamo dimostrando in questo bilancio di fine anno. L'assessorato che ho retto fino ad oggi, o meglio gli assessorati che ho retto fino ad oggi, sicuramente sono nevralgici dal punto di vista dell'impatto sociale con la gente. Un po' sicuramente bistrattati da questa situazione economica finanziaria che si è venuta a creare all'interno dell'ente, ma ciò nonostante, ciò anche con la dichiarazione del dissesto finanziario, l'assessorato allo sport, turismo e spettacolo è stato in grado di garantire alla cittadinanza diversi eventi che hanno allietato non solo i periodi particolari come le feste comandate, Natale piuttosto che il Carnevale, ma anche e soprattutto delle giornate per i gelesi.
Mi preme sottolineare che l'assessorato allo sport, turismo e spettacolo non si occupa e non si è occupato soltanto di eventi, nonostante il ristretto numero di personale amministrativo, ma si è occupato anche di intercettare finanziamenti e non da ultimo ieri è stata proprio approvata la variazione di bilancio che vede il riconoscimento di voucher per gli sportivi da 6 a 16 anni, un importantissimo finanziamento dove abbiamo partecipato, ma potrei fare anche una lunga carrellata, così come ad esempio per quanto riguarda l'istruzione abbiamo non solo intercettato finanziamenti regionali e nazionali con il MIUR, ma siamo anche riusciti a garantire, nonostante questo periodo di crisi economico-finanziaria, anche dei contributi alle scuole per l'acquisto di banchi, sedie e lavagne, e questo ci rende orgoglioso perché oggi possiamo dire di non aver lasciato indietro nessuno. Sicuramente un lavoro di squadra, come prima diceva il collega Pizzardi, che ci porta così in sinergia, come fatto con l'assessorato ai servizi sociali, a quello di garantire all'interno delle scuole il personale ASA piuttosto che di OSA piuttosto che ASACOM. Questo sicuramente è frutto di un lavoro di squadra. In ultimo mi preme sottolineare che l'assessorato allo sport e turismo, in stretta sinergia con il sindaco e il suo gabinetto, è riuscito ad organizzare un grande evento a Gela, che è stato il concerto storico della Guardia di Finanza, e per noi tutta la cittadinanza deve essere un fiore all'occhiello, perché era una banda musicale storica, una banda musicale che non si era mai esibita nella nostra provincia, e quindi ha visto la partecipazione di numerose personalità, e quindi di questo possiamo essere orgogliosi, così come abbiamo anche valorizzato il nostro talento, il cantante neomelodico Angelo Famao, ma non abbiamo anche lasciato indietro né gli sportivi, garantendo sempre la nostra vicinanza e appoggio in qualsiasi competizione loro hanno svolto, né tantomeno abbiamo lasciato indietro la cultura. Sicuramente la collega Caruso dirà di più sulla biblioteca, ma il Comune di Gela è riuscito ad aggiudicarsi il bando per quanto riguarda il riconoscimento dei libri che andranno proprio all'interno della nostra biblioteca. Abbiamo preso, intercettato e avuto un finanziamento di oltre 7.000 euro con il quale sono stati acquistati numerosi libri che già sono in assessorato. E stiamo programmando un 2024 che sia foriero di altre notizie. Grazie a tutti e grazie Sindaco. Grazie pure all'assessore Ingardona per il lavoro e l'impegno svolto in questo anno, anche in questo settore. Nonostante le note criticità, devo dire che abbiamo fatto tanto e speriamo di poter continuare in questa direzione. Assessore Liardi. Sì, Sindaco, grazie. Un attimo, Ivan. Sì. Nel bavero del giubbotto. Così? Sì, grazie Sindaco, grazie per avermi dato la parola. Io ho apprezzato tutti i precedenti interventi dei colleghi, perché devo dire che con tanto sacrificio e abnegazione si stanno tutti dedicando a svolgere questa azione amministrativa in favore della collettività, nonostante le poche risorse. Per quanto riguarda il settore di cui mi occupo, che è quello dell'ambiente e decoro urbano, questo anno credo sia stato l'anno della svolta. Ringrazio lei Sindaco, perché prima di me lei ha ricoperto questa delega pur essendo Sindaco, e devo dire che ha fatto un eccellente lavoro, perché quando mi sono insediato un annetto fa ho già trovato tutto impiantato nel migliore dei modi possibili con questo nuovo contratto con la Impianti SRR. Capisco tutte le cautele che lei ha utilizzato gli anni passati, perché continuamente sentiamo il sindaco non ha mandato la tegra, non ha mandato nessuno. Bene Sindaco, io credo che la sua azione amministrativa invece ha consentito, dopo 10 anni, di cambiare pagina, di veramente arrivare ad un momento di svolta per questo territorio. I risultati
seppur migliorabili, seppur modificabili, perché nessuno è infallibile in questo particolare settore, già si vedono. Quindi la realtà dei fatti qual è? Che dopo 10 anni di tecra e 10 anni di malcontento, di critica e non finire, è obiettivamente di un paese veramente sporco. Oggi siamo davanti ad una situazione che incomincia a vedere la luce. Ci sono delle sacche ancora da aggiustare, da migliorare, ma sicuramente anche da parte del Comune. E ogni volta sento questa cosa dei controlli, i controlli da parte del Comune ci sono, possono essere migliorabili, senz'altro, non c'è dubbio, ma noi sappiamo quante fototrappole sono piazzate, il lavoro che hanno fatto precedentemente gli ispettori ambientali, quante multe sono state elevate, per cui sanzioni, peraltro oggi reato penale, non più amministrativo, per cui dico, l'ennesimo appello che facciamo ai nostri cittadini è quello di stare molto molto attenti, perché, ripeto, non è più un reato di natura amministrativa, ma è un reato di natura penale. Per cui intanto devo ringraziare, perché noi grazie alla nostra maggioranza e grazie a quei consiglieri comunali che in maniera responsabile ci hanno consentito di poter sottoscrivere questo nuovo contratto del servizio dei rifiuti, votando e approvando il PEF. Per cui ringrazio infinitamente la nostra maggioranza, il mio gruppo consigliare in particolare, quello dell'MPA, che è sempre stato presente e mi ha sempre supportato e aiutato, ma anche gli altri consiglieri che, pur non facendo più parte della maggioranza, con vero senso di responsabilità ci hanno consentito di iniziare questa nuova avventura, i cui risultati incominciano a vedersi. Così come non possono ringraziare gli uffici comunali, a partire dal dirigente del settore ambiente, il RUP, il DEC, il direttore operativi, perché pur con pochissime risorse, a parte economiche, ma anche proprio di personale, e ricoprendo più ruoli, più cariche, ci hanno consentito, Sindaco, di svolgere quel controllo, di portare avanti questo servizio nel migliore dei modi possibili. Ci tengo a sottolineare veramente, perché so con quanto sacrificio l'ufficio si dedica a controllare e a migliorare questo servizio, per cui credo che sia veramente un anno importante quello che sta per chiudersi, e rappresenta veramente elemento di svolta. Per quanto riguarda il decoro urbano, con le poche risorse e col poco personale, grazie alla GELAS, e ringrazio pubblicamente l'ingegnere in Ferrera, ma anche i direttori operativi, i responsabili, gli operatori della GELAS, che 4-5 persone cercano di fare il massimo per dare un minimo di decoro a ciò che gli compete per quanto riguarda il verde pubblico. Per cui ritengo che sia stato un anno difficile sicuramente, ma che ha dato un'eccellente risposta per quanto riguarda le mie deleghe, e sono sicuro che il 2024 si perfezionerà ulteriormente. Io mi fermo qui per non rubare ulteriore tempo ai colleghi e al Sindaco. Grazie, e faccio gli auguri di buona fine e ottimo inizio d'anno alla nostra città. Grazie all'assessore Liardi per il suo contributo. Devo dire che davvero il 2023 questo settore ha segnato una svolta epocale, perché dopo 10 anni siamo riusciti tutti assieme a mandare via Tecra e a voltare pagina, e dico, i risultati di questo cambiamento sono all'evidenza. La città è più pulita, è più presentabile, è più accogliente, e questo ci lascia ben sperare. Continueremo a lavorare incessantemente, come abbiamo fatto, per migliorare sempre più questo servizio, che come tutti sappiamo è il primo biglietto da visita della città, quello che riguarda il servizio dei rifiuti, della raccolta differenziata, e anche quello del decoro urbano, dove anche lì si iniziano a vedere i primi timidi segnali di cambiamento. Speriamo che anche la Impianti ci viene incontro in questo senso. Aveva promesso di iniziare a prendere in affidamento alcune rotonde, mi auguro che sia coerente fino alla fine e dia anche da questo punto di vista un segnale importante, perché
accompagnare un buon servizio dei rifiuti con un miglioramento del decoro urbano ovviamente ci consente di avere una città più bella, più accogliente, più ospitale e nello stesso tempo anche più presentabile, e quindi va a migliorare la qualità della vita nella nostra città. Grazie. Prego, Assessore Morselli, sì, a lei. Grazie, Sindaco, per avermi dato la parola. Assessore Urbano. Sì. Nel ringraziare il Sindaco, per, oltre per l'opportunità di avermi dato di amministrare questa città negli ultimi 2 anni, oggi diciamo lo ringrazio, lo voglio ringraziare soprattutto per avere creato nel corso dell'ultimo anno una squadra amministrativa fatta da persone serie, da persone leali, da persone corrette, da persone laboriose, con tanta voglia di fare, persone che non sono state mai per un attimo travolte da quello che è stato lo tsunami, diciamo, finanziario che ha sconvolto l'ente. È stato uno shock finanziario che avrebbe in qualche modo destabilizzato qualsiasi amministratore, ma grazie alla guida forte e coraggiosa del Sindaco non ci siamo mai abbattuti e tra di noi in maniera molto corretta e molto leale ci siamo sostenuti a vicenda. E questa è una piccola chiosa che volevo fare, perché non si può semplicemente limitarci a una carrellata, diciamo, di tutte quelle che sono le nostre azioni che abbiamo compiuto nonostante le difficoltà, se non si fa un riferimento e un cenno politico a quelle che sono state le difficoltà che hanno caratterizzato questo ultimo anno. Diciamo, l'elenco delle cose fatte al settore lavori pubblici, dico subito che sarebbe stato molto più vasto, molto più esteso, se non ci fosse stato a monte tutto questo, perché sicuramente questo ci ha coinvolti parecchio, ha assorbito molti uffici nel dover ricostruire tutto quello che negli anni molti avevano tenuto nascosto sotto il tappeto, e quindi diciamo che nonostante questo abbiamo veramente affrontato le sfide che ci eravamo poste all'inizio veramente con tanto coraggio. Cosa è stato fatto in questo anno? Io faccio un po' il riferimento al mio mandato amministrativo. È stato veramente un anno importante e decisivo, dove abbiamo compreso insieme al settore sviluppo economico, al Sindaco, l'importanza di dover agire in sinergia per mettere in campo, a cominciare dal piano triennale delle opere pubbliche, tutta una serie di interventi di riqualificazione urbana che in quel momento sembrava veramente difficile da poter traguardare, perché ancora avevamo da smaltire tanti interventi di riqualificazione del patto per il Sud. Però nonostante questo ce l'abbiamo fatta. E in questi anni sono tantissime le zone che sono state coinvolte da ristrutturazione, da riqualificazione, da miglioramenti. Mi riferisco al piazzale Sor Teresa Valsè, che abbiamo veramente che abbiamo inaugurato la scorsa settimana. È veramente molto bello e notevole. Per continuare con il bellissimo Viale Mediterraneo, che è, diciamo, il fiore all'occhiello di questa amministrazione comunale, il salone parrocchiale dei Cappuccini, e continuiamo ancora con la via Ventura, i cui lavori sono ancora in corso d'opera, la via Niscemi, sono in corso d'opera i lavori di riqualificazione di un altro importante quartiere, come quello appunto di via Recanati, via Venezia, abbiamo ancora in corso i lavori importantissimi di un'arteria strategica e fondamentale, dove veramente che rappresenta adesso veramente un asse viario di principale importanza, che è appunto la via Venezia. Abbiamo l'importante progetto di riqualificazione di Porta Vittoria, che dai primi di gennaio riaprirà, Sindaco, e continueremo con la fase finale di questo importante intervento. Stiamo per avviare anche inaugurare il cantiere di via Tevere, un altro importante intervento di riqualificazione. Abbiamo spinto tanto per questo intervento attraverso anche la variazione di bilancio, e abbiamo lavorato incessantemente in questo ultimo anno al progetto di riqualificazione urbana del lungomare. E il Sindaco sa quante energie stiamo mettendo in campo per portare in gara e per poter aggiudicare, e siamo, credo, veramente sul rush finale. Stiamo appunto per celebrare la conferenza di servizi, e quindi in questo caso potremmo avviare la procedura di gara.
altre sfide importanti. Gli interventi sull'edilizia scolastica, Sindaco, questa amministrazione in questo anno ha lavorato tantissimo sugli edifici scolastici, abbiamo trovato gli edifici scolastici in una condizione veramente pietosa, avevamo tutti gli edifici coinvolti da infiltrazioni d'acqua e problemi di varia natura, sia strutturali sia di carenze di impianti di riscaldamento. Siamo stati attenti a tutte alle esigenze delle scuole senza distinzione. A macchia di leopardo siamo intervenuti dappertutto, su tutti gli istituti, risolvendo finalmente i problemi che avevano appunto da anni, anche attraverso appunto da ultimo appunto l'affidamento dei lavori per gli impianti di riscaldamento dell'Ettore Romagnoli, così come in tutte le scuole, il problema che aveva l'edificio scolastico Albani Roccella, soprattutto quello relativo all'Antonietta Alvisio. Abbiamo trovato una scuola interdetta, semichiusa, l'abbiamo riaperta, abbiamo potuto ospitare gli alunni dell'Enrico Solito. Insomma, attenzione a tutti gli immobili comunali, ci chiamano ogni giorno, ci tempestano di domande, di richieste, ma cerchiamo di essere presenti, come in questo momento ad esempio siamo presenti sul rifacimento di una parte del teatro comunale che anche lì presentava diversi problemi. Sulle manutenzioni stradali, anche lì, attraverso l'accordo quadro, stiamo cercando di dare veramente un decoro. Vorrei fare sicuramente molto di più, se non ci fosse stata la crisi finanziaria avremmo potuto incardinare un altro accordo quadro, quindi altre manutenzioni, e questo non ci è stato impedito, però con le poche risorse che sono rimaste stiamo cercando di essere presenti in tutti i quartieri meritano appunto attenzione. Abbiamo trovato un territorio devastato dai gestori dei sottoservizi che in questi anni hanno investito milioni di euro per rifare appunto, per mettere in campo interventi di fibra ottica, insomma di tutto e di più, e senza alcun controllo. Abbiamo cercato di dare un controllo e una disciplina a questi interventi attraverso l'approvazione lo scorso anno, ricorderanno i colleghi e il sindaco, l'approvazione in consiglio comunale del regolamento sulle manomissioni dei sedimi stradali, proprio per monitorare meglio questa sorta di attività selvaggia. E laddove abbiamo notato queste carenze da parte dei gestori, siamo ritornati, li abbiamo costretti a ritornare a rifare tutto ciò che non era stato possibile fare, e insomma cercare di dare una maggiore sicurezza stradale ai cittadini. Mi fermo qui, Sindaco, così non levo anche grazie, spazio e tempo alla grazie collega. All'assessore Mosselli, anche a lei per il valido contributo e impegno portato avanti in questi anni. Devo dire che sono sotto gli occhi di tutti i lavori realizzati, quelli che sono in corso di realizzazione, e quello che ancora, ed è parecchio devo dire, rimane da fare rispetto anche a progetti già finanziati e a lavori che speriamo di fare partire presto. Passerei ora la parola all'assessore Francesca Caruso, anche lei regge da quasi un anno un altro assessorato importante, che è quello dello sviluppo economico, dove anche lì ci sono delle novità importanti, ma lascio a lei dire un po' tutte queste novità anche di questi giorni. Sì, ultime. Ringrazio il sindaco per avermi dato la possibilità di poter essere messa al servizio della nostra città in quest'anno. Che dire? L'anno scorso, quando sono arrivata, lo tsunami della tempesta finanziaria dell'ente certo avrebbe scoraggiato chiunque a fare un retrofront, così come era stato fatto dagli altri. Ma non è mio uso, non è mia abitudine. Mi sono messa subito al lavoro, il sindaco mi ha dato delle deleghe veramente importanti e ringrazio per la fiducia che mi ha concesso, tra cui lo sviluppo economico e la delega al PNRR. Incessantemente, fin dall'inizio, mi sono messa al lavoro affinché tutto ciò che era stato messo in campo ma che comunque non navigava in buonissime acque, di riuscirlo a portarlo al termine. Così è stato per Pingo, qualità dell'abitare,
notizie proprio ultime di ieri sera, siamo riusciti a mandare sia in gara e ad aggiudicare le gare della riqualificazione urbana del fronte mare del nord, della parte nord della città. Mi riferisco all'Orto Fontanelle, Pasqualello, la viabilità, lo sharing, Cavalcavia di Sette Farine, Mercato, palestra all'interno dello stadio, via Falcone, ex scalo ferroviario, eccetera. Stiamo parlando di 36 milioni circa di euro di finanziamenti che finalmente vedranno la luce. Non abbiamo fatto solamente questo, in quest'anno ci siamo occupati anche di altro: Montelungo, anche quello aggiudicato, l'asilo di Via Albinoni, anche quello aggiudicato. La biblioteca siamo riusciti a salvarla attraverso una variazione di bilancio, anche quella si era per i soliti problemi che c'erano stati al bilancio. Siamo riusciti, grazie al Consiglio Comunale e a quei consiglieri che hanno avuto la forza, l'ardire e il coraggio di votare questi atti fondamentali per il bene della nostra città. Biblioteca comunale che posso dire entro il mese di febbraio, fine febbraio al massimo, potrà essere concessa alla città. Sempre notizie di ieri, un altro dato è il progetto esecutivo della ZES, della Interporto statale, che dovrebbe collegare il porto di Gela con il porto di Licata. Anche quello, il progetto esecutivo è stato approvato, anche quello è stato approvato. Banco alimentare, io li cito così perché poi mi dilungherei troppo sulle cose che abbiamo fatto. In tutto questo un ringraziamento va, già ho detto al sindaco, ma anche a tutti i consiglieri, ma anche agli assessori. Dimentico ancora la riqualificazione del centro per gli anziani di via Giulio Siracusa. Progetto che condividiamo con i lavori pubblici, con la collega Romina Morselli, con la quale tutti i miei colleghi hanno lamentato tutti lo stesso problema, la stessa esigenza, nonché problematica. Il fatto che l'ente si trova in risorse umane, non solo finanziarie, ma risorse umane veramente contingentate. Ci troviamo a condividere personale. Un personale che lavora, infatti un ringraziamento speciale e particolare va al dirigente Collura e a tutti i dipendenti sia dei lavori pubblici che dello sviluppo economico che del PNRR, che non hanno guardato in questi giorni e in questo anno, lo posso dire, dimostrazione, fino a ieri sera, tarda notte hanno lavorato per far sì che tutto ciò, che il lavoro venisse concluso. In una situazione veramente particolare, anche un ringraziamento particolare va anche al nostro segretario generale, la dottoressa Ferro, che anche lei ieri sera fino a tardi ha lavorato. Che dire, molto è stato fatto e molto di più dovrà essere fatto. Non dimentichiamo l'Unione dei Comuni che ha portato un finanziamento di oltre 70 milioni di euro, non dimentichiamo un'altra area e linea di finanziamento che è quella delle città medie, dove noi ci siamo accreditati sempre insieme al Comune di Niscemi, protocollo d'intesa approvato, prossimamente entro marzo dovremo andare a definire e delineare quelle che saranno le strategie e quindi i progetti che per la nostra città insieme alla città di Niscemi. Ma Metro Plus è un'altra grande sfida che noi affronteremo, perché si occupa soprattutto di ciò che riguarda e si riferisce non solo all'innovazione naturalmente del territorio, ma soprattutto all'inclusione sociale per le fasce più deboli e naturalmente anche per tutte quelle attività economiche che sono nella linea, nelle fasce del terziario. Quindi ottime prospettive, ottimi propositi per l'anno, già molto abbiamo fatto nell'anno che è passato, altri buoni propositi saranno per l'anno nuovo. Bene, grazie. Un grazie anche all'assessore Caruso per l'ottimo lavoro anche lei che ha svolto in questo anno di incessante impegno che è riuscito a portare avanti in un settore qual è quello dello sviluppo economico e la delega al PNRR, dove davvero l'amministrazione che mi onoro di rappresentare ha fatto tanto ma tanto, partendo dal saper intercettare finanziamenti significativi, stiamo parlando di quasi
40 milioni, 50 milioni di euro di finanziamenti, questo solo come PNRR, ovviamente poi ci sono le altre linee, e da questo punto di vista non posso che ringraziare tutti coloro i quali si sono avvicendati e hanno contribuito a questo ottimo risultato. Devo dire che la macchina che amministrativa che ho guidato assieme agli altri in questi anni è una macchina che vede una marcia in più, come dicevo prima, che è rappresentata dalla Gelas, che da questo punto di vista devo dire sempre la mia amministrazione ha fatto tantissimo, intanto nel salvarla, perché era in una situazione anche la Gelas di predissesto, con indebitamento con gli enti previdenziali e tante altre vicissitudini, che devo dire assieme agli amministratori che si sono avvicendati all'amministrazione si è riusciti anche lì a uscire fuori dal tunnel e a salvarla, a garantire posti di lavoro e a consentire anche lo sviluppo di tanti servizi che la Gelas porta avanti. Una macchina pilotata assieme ad altri che non sono stati dei passeggeri, ma sono state davvero parte attiva, partendo ovviamente dagli assessori che in questi anni mi hanno collaborato, ai dirigenti, al segretario generale, ai dipendenti comunali, insomma tutta questa macchina che si è dovuta, che si è trovata ad affrontare situazioni davvero difficili come non mai, complicate, in una situazione molto critica per la mancanza di risorse umane e di risorse economiche, che devo dire tutti assieme abbiamo saputo portare avanti con tanto impegno, con tanto lavoro. Un grazie anche al Presidente del Consiglio, che anche lui è sempre stato vicino al Sindaco, all'amministrazione, al civico consesso che ha saputo egregiamente rappresentare, a tutti quei consiglieri che hanno contribuito anche o soprattutto nell'ultimo anno e mezzo, portando avanti, devo dire, responsabilmente un'azione importante e significativa che ci ha consentito di poter, come si diceva prima, intanto mantare la Tecra dopo 10 anni, e anche quella è stata una svolta epocale. A questo si aggiungono tutte le delibere fuori bilancio che ha consentito all'ente comune di Gela la salvaguardia di tutti quei finanziamenti e in più l'evitare un danno erariale, perché in mancanza di quella variazione di bilancio avremmo dovuto anche pagare come comune di Gela tutti i lavori realizzati da quelle imprese che hanno svolto diversi lavori, non ultimo quelli che si citavano, Viale Mediterraneo, Porta Vittoria, Via Venezia, Salone Parrocchiale San Sebastiano e tanti altri lavori che chiaramente le imprese giustamente avrebbero chiesto il pagamento. Aggiungo anche, dopo aver ringraziato tutti per l'egregio lavoro fatto in questi anni, che proprio in questi ultimi giorni ho preferito passare delle giornate assieme ai deboli, ai fragili. Più visite ho ritenuto di fare anche assieme all'assessore ai servizi sociali nella casa di riposo Antonietta Aldisio, dove anche lì tanto abbiamo fatto per salvaguardarla e mantenerla nelle mani della pubblica amministrazione, evitare che ci fossero privati che potessero gestirla e continuare a garantire quell'assistenza, quella cura, soprattutto mantenendo anche quei costi sociali che quella casa, come da scopi sociali e finalità, da colui il quale la fondò, il compianto onorevole Salvatore Aldisio, il nostro concittadino, perché la logica era quella di aiutare deboli
anziani, fragili e poveri, ed è quello che abbiamo voluto continuare a garantire. Abbiamo passato serate bellissime, abbiamo partecipato a delle cene, abbiamo portato anche momenti di intrattenimento, zampognari, insomma abbiamo festeggiato a questi soggetti, diciamo, deboli e fragili. E notizie di questi giorni, il doppio risultato che sempre l'amministrazione assieme al sindaco ha saputo portare alla nostra città. In primis l'emendamento che ci ha consentito di poter liberare dal vincolo di destinazione, non solo per il 2023, ma è notizia di ieri, della proroga sino al 2027, che consentirà con quelle somme, e vi assicuro che sono tanti, di poterlo utilizzare anche per la spesa corrente. E questa è un'idea che abbiamo condiviso come amministrazione e che ha trovato il favore della Regione, quindi di tutto il governo regionale e di tutti quei parlamentari che hanno consentito l'approvazione di questo emendamento. In più, la notizia sempre di ieri dell'approvazione del riconoscimento delle royalties rispetto all'estrazione del gas, anche questo un obiettivo, un risultato voluto fortemente dalla mia amministrazione. Siamo stati i primi a parlare del modello cosiddetto Basilicata, abbiamo articolato, abbiamo valutato il provvedimento che poi è stato adottato dall'assessore al bilancio Falcone assieme a tutto il governo regionale, ma devo dire ad onor del vero sostenuto da tutte le forze politiche e civiche presenti in regione, e quindi anche da questo punto di vista un grazie sentito da parte dell'amministrazione, e un risultato che smentisce coloro i quali dicevano che questa amministrazione era priva di riferimenti politici, di aiuto e sostegno da parte della regione. E queste sono prove provate di come questa amministrazione ha da sempre continuato ad avere buoni rapporti e dialogo continuo, costante e sistematico con tutti gli assessorati regionali, quindi con la Regione, col governo regionale. A questo si aggiunge l'ottimo lavoro che è stato fatto anche lì per quello che riguarda la cultura, la valorizzazione dei beni culturali. Nel 2024 ci sarà sicuramente, abbiamo avuto notizia dall'assessorato, dalla sovrintendenza, dal direttore del parco, l'inaugurazione del nuovo museo della nave, dell'inaugurazione nuovamente e della riapertura del nuovo museo regionale, l'apertura, come diceva l'assessore, della biblioteca comunale. Quindi anche dal punto di vista della cultura, dal punto di vista della valorizzazione dei beni archeologici, sicuramente risposte importanti che segneranno una svolta, che assieme a tutti quei cantieri che partiranno e che avete ascoltato dalle vive voci degli assessori ai lavori pubblici e al PNRR e allo sviluppo economico, sono già in cantiere e sono già pronti per partire, essendo già state appaltati i lavori in questi giorni. Un lavoro davvero egregio, lo dico con assoluta convinzione, con certezza, perché nonostante le difficoltà, le criticità che abbiamo vissuto in questi anni, non ultimo la tempesta economico-finanziaria, il fatto che abbiamo dovuto dichiarare il dissesto, che secondo me alla fine, in ultimo, dopo tutto il lavoro per salvare l'ente, perché abbiamo lavorato incessantemente sulla ipotesi di un piano di riequilibrio sostenibile che non è stato purtroppo possibile, tutto questo alla fine ci mette nelle migliori condizioni di ripartire partendo dalla ricerca degli equilibri di bilancio, e su questo si sta lavorando incessantemente, e queste nuove risorse che arriveranno saranno fondamentali per far uscire prima possibile l'ente dal dissesto e garantire, come sempre abbiamo fatto in questi anni, una sana e prudente gestione per evitare
di coinvolgere i cittadini in questa difficoltà che sta vivendo l'ente per tutto questo indebitamento che vale la pena. Fino a ieri ancora c'era qualcuno che sosteneva che noi siamo l'amministrazione del dissesto. Noi non siamo l'amministrazione del dissesto, perché noi siamo l'amministrazione che con coraggio, con senso di responsabilità, ha fatto chiarezza rispetto a un passato che purtroppo, devo dire, ha determinato questa situazione. Noi non abbiamo contribuito a questo indebitamento, lo abbiamo solo ereditato, e lo dico con cognizione di causa, lo dico con assoluta verità, perché la gente sa, ha piena consapevolezza, che 118 milioni di euro di indebitamento non l'abbiamo prodotto noi. E quindi anche da questo punto di vista è bene che si faccia chiarezza. E ancora, ritrovati gli equilibri di bilancio, quello che mi sento di assicurare è quello di garantire dei capitoli di bilancio assolutamente capienti, cosa che purtroppo non avveniva nel passato, partendo dal presupposto di garantire innanzitutto i servizi essenziali, i servizi incomprimibili, per davvero migliorare la qualità della vita e dei servizi nella nostra città. E non dobbiamo fare alchimie o chissà quali strategie per garantire questi servizi. Dobbiamo garantire un bilancio con tutta, con tutti quei capitoli, partendo, ripeto, da quelli essenziali, che possono garantire lo svolgimento di questi servizi, innanzitutto, ripeto, fondamentali, indispensabili e incomprimibili. Un'altra bella notizia: a fine anno, come ho avuto modo di dire in questi giorni, è quella di Macchitella Lab. Anche quella è un'azione importante, perché oggi Macchitella Lab è una realtà grazie a questa amministrazione, perché siamo riusciti a fare ristrutturare quel rudere che prima era. Oggi possiamo dire che si stanno creando tutte le condizioni perché nei primi mesi del 2024 possano iniziare tutte quelle attività programmate nel progetto Macchitella Lab. È motivo di garanzia e di certezza anche per i giovani, che non finirò mai di ringraziare anche a loro per gli stimoli, per gli impulsi, per il loro impegno, per la loro forte sensibilizzazione, perché Macchitella Lab si potesse concretizzare. E quindi anche da questo punto di vista posso assicurare il nostro massimo impegno. Altro fatto importante che accennava l'assessore Caruso, il banco alimentare. Anche quello è tutto un lavoro che abbiamo svolto in questi anni. Il banco alimentare da qui a breve partirà, perché è stato completato tutto l'iter procedimentale, c'è solo da fare la gara. Abbiamo rinnovato il contratto di comodato ad Enimed e sono pronti per appaltare i lavori. Tutto lavoro, impegno portato avanti incessantemente, senza risparmio di energie, in primis da chi vi parla. Ho mantenuto l'impegno di abbandonare la mia professione, ed è quello che ho fatto. Ho coerentemente mantenuto questo impegno, essendo stato impegnato quotidianamente su tutta questa attività. E quindi posso dire, anche da questo punto di vista, di non essermi risparmiato per nulla. Desidero continuare questa esperienza fino alla fine, egregiamente e onorevolmente, con la squadra e con quanti mi hanno aiutato, sostenuto e accompagnato in questi anni, forze politiche, forze civiche e assessori, consiglieri comunali. E quindi un grazie a tutti, perché devo dire che quando c'è gioco di squadra, quando c'è attorno a un'attività che vede impegnati più soggetti, devo dire che i risultati si vedono. Ma io sono convinto che l'anno della svolta, l'anno del vero cambiamento, sarà il 2024, per tutto quello
che abbiamo già detto tutti assieme, sarà un cambiamento epocale che vedrà un ente risanato economicamente. Ci auguriamo che sarà rafforzato dal punto di vista delle risorse umane. A breve avremo incontri al Ministero per le autorizzazioni per poter fare nuove assunzioni e quindi rafforzare anche la macchina, e in più avere quella situazione di bilancio che speriamo anche lì di ritrovare prima possibile questi equilibri di bilancio e garantire una sana e prudente gestione come abbiamo saputo fare in questi anni. È un'azione di vero rilancio. Concludo augurando a tutti voi davvero un sincero augurio di un anno nuovo, foriero di intanto tanta salute, tanta prosperità, ma anche foriero di tante belle cose e di tanti lavori che dovranno partire e si dovranno completare, che segneranno, come dicevo prima, una svolta epocale. È mio intendimento, assieme credo a quanti hanno collaborato in questi anni, poter continuare a completare questo mandato e valutare poi assieme a tutti gli altri cosa fare in prossimità della nuova scadenza. Mi piace sempre dialogare e confrontarmi con tutti e poi assieme trovare le migliori soluzioni per garantire alla città il miglior governo possibile, nonostante le difficoltà e le criticità che abbiamo dovuto affrontare. Grazie, grazie davvero e auguri a voi, a tutte le vostre famiglie e a quanti sono lontani da Gela, ma sempre vicini col loro pensiero. Grazie. Un saluto a tutti, buona giornata e buon anno. Grazie. Stoico, stoico.